Amici di Onda Libera TV, siamo in collegamento Zoom con il professor Javier Romero, docente capo del Dipartimento per l'Innovazione e la Formazione Didattica dell'Università di Alicante. Allora, perché siamo in contatto col professor Romero? Perché è l'ideatore, come possiamo dire, sì, l'ideatore del metodo BAPNE. Ora, che cos'è il metodo BAPNE? È un metodo di stimolazione cognitiva. Ecco, per cui, professor Romero, ci può parlare di come è nato questo metodo BAPNE e in cosa consiste? Sì, grazie. Grazie a voi per l'invito. È un piacere per me essere con voi. Il metodo BAPNE nasce l'anno 1998. Io sono spagnolo, però ho nato a Gran Canaria. In Gran Canaria è molto molto facile vedere la costa africana sempre. Quando vai alla spiaggia, al mare, sempre puoi vedere di maniera molto naturale la costa africana senza problemi. E questo per me è stato una piccola curiosità. E dopo ho avuto la fortuna anche da bimbo di giocare moltissimo con molti amici africani e soprattutto di Marocco. E per quello così per me era tutto, diciamo, al 100% normale. E questo è stato per me super importante perché mi ha aperto la testa moltissimo a essere in contatto da bimbo con persone di altre culture. E quando io mi ricordo che quando andavo alla casa da loro, io vedevo un'altra struttura familiare, relazione personale, assolutamente tutto. E questo per me è stato molto molto interessante. Dopo, quando sono stato più adulto, ho avuto la possibilità di iniziare piano piano a saltare alla costa nord africana e vedere un pochino, semplicemente per curiosità, com'era il mondo e la situazione là. Anche io studiavo la musicologia e la etnomusicologia e per me sempre c'è un interesse per la parte musicale. Io vedevo anche moltissimo il corpo, perché io studiavo a Berlino, in Germania, e vedevo i tedeschi come si muovono e dopo quando io vedo gli africani, come si muovono anche, c'è una differenza pazzesca, altissima. E questo mi ha fatto a me pensare moltissimo, fare una riflessione molto grande, molto forte e iniziare piano piano a sviluppare soprattutto una maniera di sistematizzare, di strutturare in maniera logica come il corpo si deve muovere in collegamento con il clapping e con diversi suoni. Perché? Perché quando io studio il violino, quando io studio il pianoforte, il clarinetto o altra cosa, c'è una struttura molto accademica e molto chiara, molto precisa, sistemata, molto strutturata per sapere come si deve imparare di maniera vera, per avere una tecnica, una musicalità, ci sono moltissimi concetti. E questo è stato il mio scopo, il mio obiettivo chiaro, di avere la possibilità o fare un piccolo approccio, una portazione a come si deve sistematizzare, strutturare la body percussion, la coordinazione motoria in collegamento con la stimolazione cognitiva. Per quello la nostra frase è sempre che l'educazione non è un evento, sino è un processo. Non faccio le cose per fare i numeri, per fare il show, sino veramente per andare alla palestra, per questo che noi abbiamo qua, che è super importante per la vita al 100%. Bene, il BAPNE è un acronimo. Corretto. A cosa corrispondono le varie lettere dell'acronimo? Sì, BAPNE si occupa principalmente di sistematizzare e come lo posso fare con cinque pilastri. Cinque pilastri che sono fondamentali. La B di biomeccanica, la A di anatomia, P di psicologia e di etnografia, etnomusicologia, sì, e la E, la N di neuroscienza e la E di etnomusicologia. Biomeccanica, perché mi dice come io mi devo muovere, la struttura, in collegamento con la parte muscolare e degli ossi, dove ci sono i limiti. Dopo l'anatomia, che è super importante,
quando la gente ha avuto un accidente, dove ci sono i limiti esattamente di che devo fare e come lo devo fare. Dopo di quello arriva la psicologia, il ritmo come terapia. Noi abbiamo fatto la ricerca con diversi ambiti, per esempio, è molto importante che il cervello è fatto per un collegamento con il corpo attraverso il movimento. Il canale nostro, noi siamo costruiti per essere in movimento, non per essere al 100% sul divano. Certo. Dopo c'è l'altra parte che è la neuroscienza. Come stimolo io la testa? Se io faccio una coreografia tutto il tempo, la posso stimolare? Se faccio una coreografia su una base musicale, lo posso stimolare? Noi abbiamo ricercato moltissimo e no, non è così. Perché quando io faccio 5 volte le stesse cose, sì, alla quarta, alla quinta volta, ho bisogno di un'altra sfida. E per quello gli allievi corrono, fanno la variazione o rompono le scatole a livello emozionale, socio-emozionale, dentro della tribù, così che della scuola. E perché non con una base musicale? È come se io suono tutto il tempo con un metronomo. Non mi aiuta assolutamente per nulla. Quando lasciano fuori il metronomo, che succede? Non sono capace di sostenere il tempo. Non sono io capace di avere la mia percezione ritmica e di strutturarla, essere cosciente assolutamente di tutto. Che succede? Che anche questo si deve valutare con test che sono validati per sapere che come io posso stimolare l'attenzione, per esempio la sostenuta, o la selettiva, o l'alternante, o il controllo degli impulsi, o la flessibilità cognitiva, o la memoria di lavoro. E la ultima parola, la E, di etnografia e etnomusicologia, è la che è collegata a come si impara in altre culture. In Africa si impara esattamente uguale che in Spagna, che in Italia, che in Occidente, e se andiamo noi a Asia, e l'apprendimento è lo stesso? La visione che noi abbiamo dal corpo è esattamente uguale, sì, che hanno in Asia, in Giappone? La gente si può toccare esattamente uguale, si può guardare, la distanza è la stessa. E quando io vado a Brasile, a Colombia, a Cuba, a Venezuela, come la distanza? E come il corpo? Come si sente il corpo? Come si impara? E questo è super importante, fare una riflessione. Come impara il movimento? Come reagisce la testa in collegamento a altre culture? Io sono più autonomo? Per iniziare a ballare lo faccio nell'intorno della famiglia, dentro, come lo fanno in Cuba? O devo andare a una scuola per fare lezioni di salsa? In Cuba, in Venezuela, in Colombia, sì, c'è la scuola di salsa, è per il turista, così principalmente. Perché la gente, di forma normale, il movimento, il canto, la coordinazione è collegata molto a una cultura propria di loro. Noi come occidentali che facciamo? Abbiamo tutto strutturato. Parte A, B, C, D. Mi sveglio la mattina, faccio la colazione, la doccia, faccio questo e tutto. E in altre culture non funziona così. È tutto più unito. È come una serpente che si muove e è capace di coinvolgere assolutamente tutto. Per quello questa idea è molto importante. Ti do un esempio. In Africa, che succede in Africa? Quando vai a una scuola africana, loro provano a non unire ai bimbi della stessa età. Da noi, la prima cosa è, no, i bimbi con 10 anni, tutti con 10 anni, non voglio nessuno con 11 o con 9 o 12. No, lui sta ripetendo il corso. No, mamma mia, che incubo, lui mi distrugge tutto. No, in Africa è tutto lo contrario, in la India è esattamente uguale. Perché hanno capito che la persona che è più giovane o un po' più vecchia, sì, può un effetto di apprendimento, di specchio all'altro, che dice, io voglio essere come il mio amico che è più grande che io, e voglio fare lo che fa lui, e lui mi insegna. E il grande osserva il piccolo, è come un piccolo figlio, lo appadrina, è come un piccolo padre, che lo protegge e le insegna e le dice, c'è una catarsis di apprendimento. Tutte queste cose sono importantissime. Altre cose più importanti. In Africa, la India o altre culture, la gente non è seduta
di maniera gerarchica. Prima fila, la seconda fila, la terza fila, sì. Questo è un sistema gerarchico industriale nostro. Che succede in altre culture? Non si insegna così mai. Si insegna sempre in cerchio, in un solo cerchio. Io ti devo guardare. Certo. Io ti devo dare la parola. Te puoi partecipare. E io come insegnante, io sono una persona in più. Non sono il faraone, è una piramide che ho tutto il sapere, dove io ti dico lo che devi imparare, come lo devi imparare, in che grado lo devi imparare, e io ti faccio il test con la domanda che io voglio. E quasi non c'è nessun dibattito. Da noi è al contrario, impariamo di un'altra maniera. Per quello noi non facciamo mai la lezione da fronte, come aerobic o altre cose, è sempre in cerchio. E il docente si muove in diversi punti di questo cerchio. E questo è molto importante per noi. Semplicemente per fare una riflessione di come io devo imparare. Quando io ho parlato con il mio nonno, con il mio padre, con la mia mamma, e io le ho detto, come hai imparato te? E io vedo lo che succede oggi nella scuola, sì. Quasi non c'è nessun sviluppo. C'è sì. L'insegnante che ce l'ha, sì, con una gerarchia, con una struttura che le dice agli altri come devono imparare. Dove c'è adesso la parte più forte. Qual è la parte più forte? Devi essere quasi 6 ore seduti. Sì, sì. E ricevere le ordine continuamente. E ricevere le ordine. Noi nella vita normale, come adulto, io posso essere seduto 6 ore, quasi così seduto, impossibile. E ricevere ordine, dove quasi non parlo, devi fare questo, e questo è compito, e questo, e domani me lo fai. E non parlare, perché io parlo con il tuo padre, che bla bla bla. Che succede? Ti arriva l'ansia, non voglio andare alla scuola, non c'è un specchio dove io mi vedo correttamente. Alla fine, l'educazione è il trampolino, è il salto più importante per avere brave persone per il futuro. Esatto, esatto. Non vogliamo a persone che sono una macchina in matematica o altre cose. Vogliamo le persone che sono una macchina in fare la tribù, nell'apprendimento cooperativo inclusivo, che io sono capace di lavorare con gli altri, dialogare e ascoltare lo che mi dice l'altro. Perché nella nostra cultura occidentale noi siamo molto molto bravi per discutere, però non siamo bravi per dialogare. Certo. E questa è una realtà, sì. In educazione, che dopo ha un specchio in politica, è lo che succede alla strada, la gente che si urla, e quando guida. E questo è super importante. Che succede? La domanda è, c'è forse un piccolo interesse in non fare alla gente che deve leggere e anche fare una riflessione? Devo io mangiarmi tutta la informazione che mi arriva sulla rete sociale, Facebook, Twitter, TikTok, bla bla bla, senza una critica di riflessione e costruttiva? Mi hanno insegnato a fare questo? A controllare la informazione e fare uno stop e dire, guarda, devo controllare se questo è vero o non è vero. Mi stanno manipolando? Noam Chomsky è un grande così di quello. E questo è molto importante per noi. Per quello la filosofia che ha Barne non è di fare lo spettacolino con la base musicale e bla bla bla. No, no, l'educazione non è un spettacolo. L'educazione è un evento, sì, collegato al mio cervello. L'educazione è una palestra per il mio cervello. Okay. L'educazione è un processo, che questo processo mi dà l'opportunità di crescere come persona, con i valori, il rispetto all'altro, super importante, certo. E anche un'altra cosa importantissima, essere capace di ascoltare all'altro e dialogare. Abbiamo ascoltato Finlandia, che succede con l'studio PISA di Finlandia? Number one, i migliori dell'Europa, è vero? Hanno visto la statistica di che succede con la violenza da genere, dell'uomo che le picchia o ammazza alla sua moglie? Lo hanno letto? Che succede con Finlandia con quello? È molto alta o è la più bassa? Per me non è la cosa più importante avere un super super ricercatore della NASA
con la matematica e con la fisica, che dopo va alla sua casa e ammazza alla sua moglie o alla sua coppia, o psicologicamente, verbale o cinesteticamente. Per quello, dove noi andiamo è la testa, attraverso il movimento, posso sviluppare lo che si chiama controllo di impulsi. Certo. La inibizione. Quando non mi piace una cosa, non sono alla prima che io penso, faccio no, respiro, ascolto, faccio la riflessione e vediamo la maniera di unire le idee. E questo è molto importante per noi. Per quello, attraverso il movimento, in collegamento con la musica e con la body percussion, non come coreografia, sino come stimolazione cognitiva, per quello parliamo della body percussion recreativa, dell'spettacolino, di come io vado a suonare il piano e suono Titanic. Se io suono tutto il tempo Titanic, dopo 3 anni sono più approfondito che il proprio Titanic. Che perché? Che perché non c'è nessuna sfida. Però se utilizzo il pianoforte con lo che io studio per fare la tecnica, questo è io mi sviluppo così tantissimo. Con il mio corpo posso sviluppare la mia stimolazione. Perché vogliamo per tutte le persone, soprattutto per seniors, un invecchiamento attivo. Certo. Perché le persone quando vanno in pensione, dopo 2 anni più o meno, iniziano subito o avere inizio di Alzheimer o altre patologie? Perché la testa era in continuo movimento nel lavoro e subito si blocca. Sì, sì. Vedo Tele5 che tutto il tempo. E che vedo in Tele5? Vedo cose che mi stimolano o vedo lo contrario? Questo così per noi è importantissimo. E per me, io ringrazio moltissimo questa intervista con questa televisione, perché mi dà l'opportunità di fare una critica costruttiva al dialogo e fare capire che io, attraverso la musica, il movimento e l'arte, posso fare una palestra per il cervello. Certo. Non solo la matematica, la fisica, il linguaggio, che è vero che è molto importante, però l'arte, la musica, la pittura, l'architettura, la scultura, assolutamente tutto, è anche un bravissimo strumento per sviluppare la mia creatività, la mia vita personale. E qua, e questa è la filosofia che ha Babne. Non è una filosofia di fare di tempi e contratempi. No. Sì, noi lavoriamo questo, però guarda, c'è un discorso più approfondito, più grande, più lungo, che è importantissimo per noi per capire che succede con la nostra mente al 100%. Certo, quindi si potrebbe dire, per esempio, che noi abbiamo una educazione di tipo verticale, invece questo dovrebbe avere un'educazione di tipo orizzontale. Potrebbe essere Al 100%, al 100%. Io, per esempio, io faccio la lezione alla università. Io mi trovo sempre tutto il tavolo, gli allievi, tutti così seduti. Ta, 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 ta. Io dico, no, il tavolo lo voglio fuori, non c'è tavolo, solo voglio la sedia, e così tutti in cerchio. Certo, certo. E la prima cosa che io faccio è lo che si chiama il rito d'inizio. Uh-huh. Io ti devo conoscere, ti devo guardare gli occhi. Lowen dice che ci sono 3 forme di radicamenti con le persone, di unire al gruppo. Sono 3 forme e sono tramite gli occhi, perché ti guardo, le mani perché ti tocco, i piedi perché mi muovo e mi sposto e ho la possibilità di guardare un'altra persona e di toccarla. Se io sviluppo questa filosofia, certo, il livello di buon ambiente, di buona energia, si alza, perché non c'è competizione. Certo. La prima fila, la seconda fila, la terza fila e la quarta fila. Se io mi ricordo quando io andavo alla scuola, in la prima fila chi è? Il cecchione? Sì? E il secondo, il terzo, chi va, che non va. La ultima fila, il Bob Marley, che se la fumava tutto, faceva di tutto. E che succede? C'è una gerarchia. Esatto. E questo è lo che noi non vogliamo. Perché l'ultimo è seduto sempre nella ultima fila? Come si sentiva lui? Io non penso sempre nel allievo che ho in prima fila super interessato. Io mi faccio sempre una riflessione. Come posso migliorare io come insegnante per non perdere a questo allievo che vedo nella ultima fila e che lo vedo con la faccia così, con gli occhi così, che vedo che
vedo certo. che non sono, io non sono capace di arrivare a lui. Certo. Questa è la mia riflessione come insegnante. Certo. Per quello l'insegnante deve essere molto preparato per fare lezione e l'insegnante deve avere un test psicotecnico, psicologico, per vedere se la persona è psicologicamente bene, sta bene, per essere da fronte ai bimbi. Uh-huh. Io ho un fratello che è architetto, un esempio. Se lui fa qualcuna cosa non bella con l'architettura, con la costruzione, lui va in prigione. Però se io che sono insegnante, per esempio, è un liceo, è un asilo nido, e faccio una cosa non bella con i bimbi, io sono sicuro che per colpa mia ho castrato, sono dei castrati a livello educativo per tutta la vita, per una bruttissima, bruttissima esperienza. E questo sì, si deve controllare moltissimo. E questa è la visione, la filosofia che noi abbiamo. Certo, quindi questo metodo è indirizzato, mi sembra di capire, prevalentemente verso gli insegnanti o anche verso gli allievi? Noi lavoriamo in diversi ambiti, perché è una cosa molto che si è sviluppato moltissimo. E noi lo che facciamo sono diversi tipi di formazione con un sviluppo molto particolare. Noi facciamo moltissima, moltissima formazione per gli insegnanti che vogliono avere degli strumenti per portarlo alla scuola. Certo. Noi diciamo come fare la gestione di gruppo, come fare così e come fare cosà. Bellissimo. Lavoriamo moltissimo anche noi con bimbi, sì? Ci sono dei formatori che sono, sì, in collegamento sempre, o che il suo proprio lavoro è o lavorare in una scuola media o una scuola di musica o altre cose. Certo. E dopo c'è anche un collegamento con seniors, che questo è importantissimo anche per noi. Noi lavoriamo da bimbi da sei mesi di età in avanti. Certo. E le attività che ci sono per ogni fascia di età sono molto diverse e molto strutturate. Perché? Perché la mia testa non è la stessa. Esatto. E noi non siamo lo stessi da 2 anni fa. E questo è importantissimo. Il bimbo da 2 anni a 3 anni ha avuto un sviluppo gigantissimo. Da 3 a 4, più grande, di 4 a 5. E per quello il tipo di attività, come io lavoro con loro, va cambiando piano piano, perché devo controllare come io faccio la gestione. Io come gestore, amico, non come il nemico, perché l'allievo normalmente vede l'insegnante come che è il nemico, è decir. Sì, sì, è vero, è vero. E questo è molto importante. Certo. E una cosa, questo metodo in quale zona viene divulgato? Siamo solo in Spagna o anche in Italia ci sono? No, c'è in Italia, c'è moltissimo sviluppo, grazie a Salvatore Di Russo e anche Giulio Salerno, che sono le due responsabili di lo che è Babne Italia principalmente. Il capo è Salvatore Di Russo, dove lui è il presidente dell'associazione che c'è in Italia, di Babne Italia, che è a Roma. C'è anche una piccola parte che si è sviluppato anche moltissimo a Milano, e si fanno moltissimi workshop e altri eventi, sì, di formazione in Italia. Ci sono diversi formatori in Italia e questo per noi è importantissimo. Noi abbiamo fatto diversi master di primo livello, sì, in Italia anche. Però non solo in Italia, sino che c'è in Spagna, così per una parte, Messico, Costa Rica, Venezuela, e abbiamo fatto moltissimo lezione a Giappone, sì, a Canada, Stati Uniti, in diversi paesi. Noi siamo sempre saltando di una parte all'altra. Okay. Se qualcuno volesse prendere contatto con voi, per esempio qui in Italia, dove potrebbe rivolgersi per avere, sì, noi, se ci sono indirizzi, sì, noi abbiamo, o sul web, indirizzi? Sì, corretto. C'è una pagina web centrale, sì, e internazionale, che si chiama metodobabne.com, tutto unito, .com.
e anche c'è la bandiera dentro dell'Italia, dove vai là e puoi cliccare e vedi la parte italiana con la traduzione. O c'è anche un link, sì, che te fa la direzione esattamente uguale, te lo redirige, che si chiama babneitalia.com. Babneitalia.com è la stessa pagina dove c'è tutta la informazione in italiano dello che noi facciamo, e puoi trovare anche molta informazione non solo sulla metodologia, sino anche sulla ricerca che noi abbiamo fatto. Abbiamo circa 200 articoli di ricerca, 30 libri, e la maggior parte dei libri che noi abbiamo pubblicati sono di Babne for Children, nell'ambito da 2 a 6 anni, sono quasi 15 libri, 20 libri, solo su questa fascia di età, così principalmente, perché per noi è super importante, e anche poi leggere degli articoli di ricerca che noi abbiamo pubblicati in Stati Uniti, in diversi paesi, in inglese, e ricerca quantitativa, gruppo controllo, sperimentale, il campione, con tutto fatto per misurare assolutamente se c'è una stimolazione o non c'è una stimolazione, o se lo che io faccio lo faccio come animatore socioculturale, dove c'è un divertimento, però non c'è nessuna stimolazione. Per quello in Babne io dico sempre che ci sono 3 tipi di insegnanti. C'è il zombie, il turista, il camminante. Il zombie è il che fa la lezione come si fa 30 anni fa. Non mi frega niente se altri imparano o non imparano. No, io non faccio dialogo. Dopo arriva il turista. Il turista è il che si può costruire la sua lezione, che perché vede, ah, questo video è bello, è figo che c'è in YouTube, che me lo prendo. E l'altro di Vimeo, di quest'altra cosa di Facebook, questo altro di questo libro che ho visto. Tutto molto divertente, i bimbi sono felici, però non hanno imparato quasi nulla. Che succede? Che il bimbo quando passa a un altro corso, all'anno seguente, che succede? Arriva un insegnante vero e le dice, non hai nessuna base. Che hai fatto è l'anno scorso. Che succede? E dopo è l'ultimo, è il che si chiama il camminante. Il camminante è come il che cammina la cattedrale di Santiago. Io per arrivare alla cattedrale è una lunga, lunga camminata. C'è la pioggia, il sole, il vento, il freddo, il caldo. Esatto. Che significa? Responsabilità per il lavoro ben fatto. E la responsabilità per il lavoro ben fatto significa essere costante, un solo scopo, un solo obiettivo e mettere un sacco di tempo alla formazione. Per quello, per noi, l'educazione non è un evento, è un processo. E questo processo di camminante è molto importante per io stimolare veramente la testa. Certo. E il lavoro di ricerca lo fate in team con scienziati delle neuroscienze? Sì, noi abbiamo un team molto molto grande, però è vero che dobbiamo dire che per diverse cose, di maniera molto molto precisa, noi contrattiamo a pagamento a diverse specialiste per fare, che per esempio, la valutazione dei test o per fare la lezione per imparare qualcuna cosa sulla neuroscienza e le statistiche anche. C'è un grandissimo team, un grandissimo lavoro, dove siamo sempre in costante movimento, perché fare una ricerca è molto difficile e molto costosa. Questo è super importante, perché un test validato, non un questionario che io mi invento, che io le posso chiedere al bimbo, ti è piaciuto così l'attività? Sì o no? No, che questo non vale per nulla, non vale per la ricerca. Deve essere un test validato, che può costare 3.000, 4.000, 5.000 euro o 1.500, e solo vale 4 anni, perché 4 anni dopo devi comprare il seguente. Okay. Che succede? Che il pagamento di questo lo fa Babne come istituzione, del test, per tutti i formatori per fare la ricerca, la prima cosa. Dopo il pagamento delle statista, anche lo facciamo noi. Sì. E anche il pagamento di un altro specialista che di neuropsicologia o di altre cose, che deve aggiornare tutta la informazione per la ricerca.
Per quello i soldi che arriva del workshop si redirige allo sviluppo della ricerca. Perché noi in Spagna, e suppongo che è molto simile in Italia, i soldi per la ricerca e meno per la musica a livello statale è quasi nulla. E per quello noi, diciamo, da zero abbiamo iniziato a costruire tutta una piccola casa, la casa di tutti, dove vogliamo imparare a livello tribale e soprattutto sì, con una ricerca vincolata alle funzioni cognitive e anche esecutive. Perfetto. Professor Romero, noi la ringraziamo per questa esaustiva spiegazione su questo rivoluzionario metodo BAPNE. Mi permette di chiamarlo. Grazie mille. Perché è un piacere per me. Io la ringrazio moltissimo e anche ringrazio pubblicamente a Andrea Leopardi, bravissimo allievo, che ha fatto diverse volte il master di primo livello. È molto, 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 molto bravo a livello didattico come persona e come insegnante. E per quello lo ringrazio pubblicamente anche a lei per l'invito. Un piacere. Grazie mille. Allora, in bocca al lupo per la sua attività. Niente, ringraziamo e salutiamo i nostri spettatori, gli spettatori di Onda Libera TV. Grazie a voi. Un piacere. Un piacere. Okay.